Allora, dicevo, vittoria importante su un campo difficile e la partita di oggi l'ho dimostrato perché dal mio punto di vista, nonostante una grande prestazione da parte della mia squadra, Ferrara non ha mai mollato, confermando un po' le statistiche che la volevano in casa sempre vincente, fatta eccezione per la sconfitta contro Forlì dopo un supplementare, però se non erro senza Michael, quindi un'assenza non da poco. E una di quelle vittorie che secondo me poi durante la stagione acquisiranno un valore che va al di là dei 2 punti e quindi c'è molta soddisfazione per questo. Una vittoria che sinceramente voglio dedicare ai nostri tifosi perché oggi realmente ricordando un coro che loro hanno fatto, la sensazione era quella di giocare in casa. E quindi credo sia stato giusto da parte dei miei ragazzi ripagare l'entusiasmo che arrivava dalle nostre spalle con una prestazione importante. Una prestazione dove in alcuni momenti siamo stati poco lucidi, abbiamo un attimo rallentato, abbassato soprattutto l'energia e la concentrazione, e questo chiaramente, volendo cercare di essere il più ambiziosi possibili, dobbiamo limitare il più possibile, però nel complesso. Un'altra partita vinta di squadra con tanti protagonisti, con tanti giocatori in doppia cifra, con un numero di assist che evidenzia l'idea che ci siamo passati la palla, anche con dei protagonisti che soprattutto nel primo tempo, come Sgorbati, come è venuto, ci hanno dato una grossa mano e grossa energia uscendo dalla panchina. Quindi questa è la strada, è così che vogliamo affrontare le partite, soprattutto in trasferta. E niente, adesso. Come sempre, bisogna essere felici questa sera e da domani pensare alla prossima gara contro Forlì, che sicuramente sarà un altro test molto importante per noi. Ci sono domande per il coach? Oggi un'altra vittoria a Sorrento, facendo un'altra vittoria sotto 90 punti, fatto che quella forse si fa mirare soprattutto questo giro palla, che nonostante un calo, come ha detto lei, che è stato Pasquolo, che tramite i protagonisti siamo estero, magari eventuali riuscirei a allungarsi. Sì, no, è la cosa che più ci fa piacere, che più mi fa piacere da allenatore, cioè vedere comunque una squadra che riesce a coinvolgere tutti, con dei protagonisti che si alternano nell'arco dei 40 minuti. E quindi ripeto, l'idea, sono sempre convinto del fatto che giocare bene aiuti a vincere, quindi dobbiamo giocare bene per il piacere di farlo, ma soprattutto perché ci aiuterà a perseguire il nostro obiettivo. Domande per Coach Martino? Non ci sono altre domande. Ok, vi ringrazio.